E ora voi, uscendo da questo collegio, vi troverete di fronte, come del resto avete studiato, a due concezioni della realtà. Quella cattolica e quella marxista. È inutile fare misteri. La realtà europea è questa qui, divisa in due parti. Non voglio dirvi starà a voi scegliere, perché voi, essendo borghesi, avete già scelto. Aggiungo però un discorso del tutto privato. Qualsiasi sia la vostra posizione nella vita, essa deve essere prima di tutto una responsabilità morale. Cosa significa? Significa che la storia degli uomini, ciò che ha portato l'uomo fino a questo punto, è sempre stato frutto di una scelta morale, di un impulso del cuore. Insomma, la pura ragione, il razionalismo freddo, algebrico, matematico, non è la storia. Perché la storia umana è un'aspirazione cosciente al bene. È un atto d'amore che abbraccia l'umanità. Questa è la vera educazione. Questa è la civiltà. Questo è il soffio dell'alto vento della cultura. Questa è la libertà. Sei di malumore, Stefano? Torniamo alla vita, alle donne! Basta con quest'alma mater, siamo liberi! Non parlare in latino, che mi fai schifo! Auguri, Stefano! Ciao! Ce l'abbiamo fatta.
Ciao. Allora parti? Tra poco. Sono venuto a salutarla. Bene, bravo. Dove andrai? A casa da mio padre per ora. Sei sempre deciso? Credo di sì. Poco fa ero venuto a portarti questo libro. L'editore è un concorrente di tuo padre. Lo terrò per suo ricordo. Vorrei che tu lo leggessi. Spera che questo libro riesca dove lei non è riuscito? Non ne ho la minima intenzione. Vedi, non ho proprio niente contro la tua improbabile vocazione. Perché? Lei non ci crede? Non è che non ci crede. È che... Senti, parliamoci francamente. Ora tu parti e non ci rivedremo. A me non sembra che la tua vocazione sia frutto di una religiosità vera, cattolica. La tua è un'aspirazione vaga, piena di buona fede, piena di purezza, ma vaga, imprecisa. Farsi prete. Farsi prete è prima di tutto una disciplina. Lo so bene, ma non potrei fare altro. E poi se la cosa mi commuove, mi dà forza. Se, insomma, il pensiero di una vita pura e religiosa mi rende felice, perché ci dovrei rinunciare? E nei confronti di tuo padre? L'hai già detto a tuo padre? No, ma glielo dirò. Non sarà tanto facile. Addio, Stefano. Vorrei sapere un giorno che la tua decisione era giusta e vera, e che io tutto sommato avevo torto. Vede che preferirebbe avere torto? Già, ma purtroppo ho quasi sempre ragione. Addio, Stefano. Arrivederci e grazie. Buona fortuna. Faccio vedere la tua cella. Di qua. Ecco. Vieni. Se ti deciderai, ti aspettiamo. Stefano! Ciao. Ciao, Fiorino. Hai fatto un buon viaggio? Sì, papà. Dove andiamo adesso? In ufficio. C'ho delle robe da sbrigare. E dopo abbiamo tutto il giorno per noi. Vorrei andare prima a trovare la mamma. Sai come sta? No, non lo so. E poi sai bene che non ho mai preso sul serio le malattie immaginarie di tua madre. Forse non sono così immaginarie. Non l'avrebbero accettata in clinica. I malati come tua madre sono una manna del cielo per le cliniche. 50.000 lire al giorno. O comunque, se vuoi, possiamo andare a salutarla. Vieni anche tu.
Magari io ti aspetto giù. Stefano. Mamma. Come stai? Mi sono svegliata adesso, ma sai, vorrei poter dormire ancora. Quanti giorni durerà la cura? Non lo so. 10, 12 giorni. 15 giorni, signora Mattioli. Pensa, Stefano, altri 15 giorni. Dormirò 15 giorni senza accorgermene. Ma tu, quando è che sei tornato? La scuola è finita. Promosso? Ah, sì? Te l'ho scritto. Non hai ricevuto la mia lettera? Non lo so. Forse. Ma vedi, questa cura, dovevo farla, ho passato di quei giorni. Non te l'ha detto tuo padre? Vorrei sapere cosa ti ha detto. I miei esaurimenti lo fanno ridere, vero? No, non è vero, era preoccupato. Ecco, per oggi ho fatto un pasto più abbondante del solito. Potessi mangiare così anche fuori, senza avere sempre il fastidio di masticare, di ingoiare, di... Si stancherebbe presto, sa, signore. No, no, cara lei. Si sbaglia. La dieta fa la pelle fresca. Non è vero? Sì, sì, è vero. Dammi lo specchio. Apri la finestra. Vedi, è la seconda volta che faccio... la cura del sonno e... No! Chiudi! Dicevo che è la seconda volta che faccio la cura del sonno e mi... distende, mi ringiovanisce. Non è vero? E poi vedi, non si fanno sogni, né brutti né belli. Vieni qua, siedi. Tra poco verrà il dottore e tu non mi hai detto ancora nulla. È vero, mamma, non ci vediamo mai. Lo so, ma tu cresci troppo in fretta e io invecchio troppo in fretta. Io non ho altro per difendermi. Ma da cosa? Dall'insonnia. Tu sei giovane, non puoi capire, vedi? La mia età l'insonnia è una cosa atroce. Soli, soli di notte con tanti pensieri qui, qui, qui. Non pensare a questo. Quando uscirai stai benissimo. Vedrai. No, vedrai, vedrai. Cosa vuoi che veda con la vita che ho fatto io? Gli altri parlano, parlano, sì. Ma io... Sai cosa penso, Stefano? Per me la morte sarà la prima notte tranquilla. Pronta per un bel sonno? Sì, dottore, sono pronta. Senta, quando è che mi sveglia? Fra 2 giorni. Hai sentito? 2 giorni. Verrai a trovarmi. Buongiorno, commendatore. Buongiorno, Gianna. Oh, guarda, Stefano. Bentornato. Grazie. Cirleo, c'è il Pennisi di là che aspetta nel suo studio. Ah, sì, le dica di entrare. Sì, subito. Tu vuoi aspettarmi di là con Gianna, per favore? Sì, papà. Dem. Giuseppe, faccia passare. Così hai finito con quel collegio, eh? Sei dimagrito, però. Cos'è, non ti davano da mangiare? Non molto.
Allora, Gianna, come vanno gli affari? Bene, bene, al solito. Chi è? Lei è qui per il tuo papà. Gianna, mandami Stefano. Sì, subito. Lo passi in amministrazione. Commendatore, c'è di fuori il magazziniere che aspetta. Cos'è che gli dico? Che venga pure. Non direi mica che sei stanco, te. No, no, affatto. Ecco, perché stasera ti voglio portare a un cocktail dove c'è tutta la fauna intellettuale di Milano. Tutta brava gente, sai, i miei concorrenti che cercano sempre di farmela, non ci riescono mai. Sì, avanti. Forza, forza, avanti. Venga, venga pure. Coraggio, si avvicini. È lei il magazziniere? Sì. Non l'ho neanche mai visto io. Da quanto tempo è che è qua? Da 18 mesi. Senta, vuole spiegarmi perché la contabilità mi segnala un ammanco di 870.000 lire di marche da bollo? Non lo so. Lo giuro su mia madre. Io ho fatto tutti i conti. Li faccio tutti i giorni. Ecco, guardi. Il servizio di contabilità è chiaro, l'ammanco c'è. Dov'è finito? Si saranno sbagliati loro. Ma come, le macchine sbagliano adesso? Io non lo so, me li avranno rubati. Non c'è dubbio che l'avranno rubati. Ma l'hanno rubati a lei, non a me. Se fra 3 giorni questa somma non sarà ritrovata, lei sarà interrogato da qualcuno più qualificato di me. Intesi? Ma io come faccio, scusi? Io guadagno 60.000 lire al mese, non posso. Non posso mica. Come faccio se non mi aiuta lei? Può andare. Mi scusi. Mi scusi. Grazie. Sembrava sincero. Sembrano sempre sinceri. Lo so, sono situazioni antipatiche. Sono decisioni difficili da prendere. Ma purtroppo è così. Non si può evitarle, fanno parte delle responsabilità. Se mi fossi lasciato sopraffare dai miei sentimenti, a quest'ora starei a vendere libri su una bancarella. E invece ho 500 dipendenti. E se c'è un ramo marcio, bisogna potarlo subito, se vuoi che la pianta rimanga sana. Ricordale te queste parole, eh? Forse oggi ti sembreranno assurde, ma quando entrerai a lavorare nella mia azienda e avrai un posto di responsabilità, insomma quando sarai te il padrone qua dentro, ti accorgerai che esistono 2 morali, una per chi deve comandare e una per chi deve obbedire. Eh sì, figliolo mio, purtroppo è proprio così. Un giorno dovrai prendere decisioni spiacevoli in contrasto con i tuoi sentimenti, sicuro. Ma ci sarà sempre una contropartita, che darai lavoro a 500 famiglie, che vuol dire 500 padri che avranno assicurato per sé e per i loro figli l'avvenire. Dici niente? E questo è quello che conta. Perché il resto sono tutte balle. Oh, meno male che è venuto lì. Oh. Neanche Vittorio. È un ramo d'olivo con sua madre che ha vinto un premio di bontà. Vede? Ma come devo fare con tutti questi premi? Non viene più nessuno? Cosa se ne faranno poi? Vuoi bere qualche cosa a te? Whisky? Ehi, Morandi. Ciao, capo. Come stai? Bene, bene. Ecco qua, questo è mio figlio. Sai quanto t'ammira, eh? Ecco, Stefano, una buona occasione per parlare con lui, eh? Vi lascio.
Sai, io credo di aver letto tutto quello che lei ha scritto. Carmen Giovinotto, lei vuole sorprenderlo, conosco bene le sue idee, il suo papà me ne ha parlato. Ma non immaginavo che un giovane cattolico oggi potesse interessarsi ai miei libri. Sarei un cattolico da poco se non mi sforzassi di capirlo. Quando c'era la guerra lei era un piccinino. E quando ha cominciato a leggere e a interessarsi... La roba veggia ormai, non sono mica un buon affare per il suo papà. L'Italia non è un paese di idee, è un paese di elettrodomestici. Mi meraviglia che lei mi abbia letto. Ma non sono le idee che fanno la storia? No, no, sono gli oggetti, o meglio, un certo numero di oggetti vendibili. Ma le sue idee non sono degli oggetti. Per questo non si vendono. E non si leggono. Mi conti un po', lei c'ha intenzione di occuparsi di politica? No. Lavorerà con suo papà? Non credo per ora. Peccato. Spero di vederla in casa editrice. Certo. Io ci vado 3 volte alla settimana. Perché non ci viene? Sì, bene. Ah, senti, Morandi, non far mettere la mia foto sulla copertina del libro, no. Fa la tua bella presentazione. Basta. Va bene, va bene, d'accordo. Perché? Hai scritto un libro? Sì, certo, non lo sa. E lei fa la presentazione al libro di mio padre? Sicuro, Stefano? Non sei contento? Un po' di parmigiana con la lacrima? Uè, ciao, Adriana! Sono passata dall'ufficio stamattina. Ah, sì? E cos'è che volevi? Niente, pensavo di lì. Conosci mio figlio? No. Bene, eccolo qua. Ne conosci tutte suo padre. Come il diavolo. Tutto in un tratto salta fuori l'erede. Ehi, 10 miliardi. Allora, cos'è che ti ha detto il Morandi? Simpatico, eh? Sì. Era un tipo che gamba. Ha fatto 5 anni di confino a Ponza sotto il fascismo, lo sapevi te? Sì, lo sapevo. E adesso collabora con te? Sì, è sempre un nome di prestigio. Moralista che scrive su giornali di sinistra o pseudosinistra. Insomma, è utile. È questione che lo pago per non far niente, questo mi scoccia un po', Ma i suoi libri sono importanti. Boh, importanti non direi. Fortuna che funzionano ancora. È un santone della resistenza, quello lì. Un vero idealista. Chiudite. Ce l'hai molto con l'idealismo, non è vero, papà? Oh, io figurati, è roba vecchia, è miracolo se c'è ancora qualcuno che ci crede. Ma tu cosa sei? Ci credi o no nelle idee? Figliolo, io non vado mica più a scuola, sai? Io oggi sono un industriale, e cioè uno che crede nei fatti, non nelle idee. E domani sarai anche tu un industriale, ora che hai finito la tua inutile istruzione. Credo di no. Non credi cosa? Ho preso una decisione, papà, che riguarda la mia vita. E cioè? Ho deciso di entrare come novizio in un convento. Vieni, vieni. E intanto sentiamo perché. Ti va di bere qualcosa? No, grazie. Spero... Anzi, sono sicuro che non ti opporrai, vero? Io non ho mica detto niente, ho fatto solo una domanda. Ti ho chiesto perché. Cosa ti devo dire? Potrei rispondere che prima di tutto questa decisione è una necessità. Ah, sì? Ma questa tua necessità nascerà da qualche cosa, immagino. Che so, da un giudizio sul mondo, da una lunga riflessione, o no? O forse io mi sbaglio. No, non ti sbagli. È nata in questi ultimi 2 anni, da riflessioni e da giudizi insieme. Come dici tu? Fammi capire, scusa, riflessioni, giudizi, ma cioè... E cioè sento la necessità di credere in qualcosa di non materiale, di ideologico. Attento, ideologico è una parola sospetta. Se ti sente un gesuita, dubita subito della tua vocazione, sai. È vero, ma faccio molta fatica a parlarne con te. Come fai fatica? Perché? Perché tu non credi a niente.
Chi è che lo dice? Lo dici te? No, no, io credo fermamente in tante cose, invece. Sai quali, per esempio? Io credo nella forza. Io credo anche nel denaro, perché no? Tutte cose che a te ripugnano, immagino, non è vero? Sì, è vero. Lo so, alla tua età anch'io le giudicavo ignobili. Ma non è necessario farsi prete. Anche perché dopo appena un mese tu ritorni a casa. No, sono deciso. E del resto lo vedrai tu stesso. Vedremo. Ma in ogni modo, ne possiamo parlare anche domani, no? Su, vai a letto adesso. Buonanotte. Buonanotte. Scusa, se sentire c'ho una bella idea. Domani io sbrigo un po' d'affari e poi sabato prendiamo lo yacht e ce ne andiamo in mare io e te a fare un bel giro, eh? Così possiamo parlare e conoscerci un po' meglio, no? Cosa ne dici? È mica una bella idea? Sì, è un'idea meravigliosa. Bravo. D'accordo, allora. Ciao. Buonanotte, papà. Saluti. Come sta? Allora, qual è l'arca di Noè? Cosa? La barca di tuo padre, no? Perché? Viene con noi? Sicuro ti dispiace? Dai, sale. Era ora, momenti salvo senza di te. Potevo mica volare, scusa. Sono partita appena mi hai telefonato. Aspetta, togliti un po' le scarpe prima di salire a bordo. Ah sì? Si usa così? Già, prendi i bagagli della signorina a te, portaglieri su, vai. Ricordati che sei su uno yacht, siamo mica in strada. Non mi hai detto che sarebbe venuta. Com'è? Non te l'ho mica detto? No. Oh, bella. Comandante! Siamo pronti per partire? Siamo pronti, signor Leo. Ancora!
Te la cavi bene per aria. Non soffri le vertigini? Ehi, ma dove vai? A fare una doccia. Così sudato? Voglio cambiarmi. Come padrone di casa sei mica l'ideale, sai? Non sono stato io a invitarti. Ah! Evviva la franchezza! Cosa vuoi, che mi tuffi e torni a terra a nuoto? Stefano! Di, cos'hai contro di me? Niente. E allora perché mi guardi tu? Dai, sali che parliamo un po' io e te. Vieni. Quanti anni hai? 23. E hai avuto molti uomini? Ti interessa? Mi sembri un impiegato del censimento. Come vivi? Di quello che capita. In città ci sono tante occasioni. Che cosa, per esempio? Hai visto quelle fotografie nelle cabine dei marinai? Beh, ho fatto anche quella. Posso farti io una domanda? Sì, perché? Certamente. Sei mai stato con una donna? Ma... Allora, ci sei stato? No. Perché? Non ti piacciono le donne? Ma questo che c'entra? Se ti piacessero ci andresti, no? Per te il rapporto tra un uomo e una donna è questo. E cos'altro potrebbe essere? Potrebbe essere l'amore. Uno si innamora. Ma è proprio questo che dico. Questo voglio dire. No, tu vuoi dire che l'amore è andare a letto. Ma certo, che cosa vuoi che sia? Ma lo sai che sei un po' balordo? Insomma, tu andresti con chiunque. No. Con chi mi piace. Se uno è buono. Cosa vuol dire per te buono? Buono uno può esserlo in tanti modi. Se ti fa dei regali, se è gentile. Ma soprattutto se ti desidera veramente. Se vuole proprio te. Se ti vuole a tutti i costi. Allora c'è il grande amore. Ma succede di rado. Ma per buono... Intendi buono in generale. Insomma, buono con gli altri, vuol dire. Con tutti. Ma no, quello è un cretino, scusa. Io dico buono con me, non buono con gli altri. Se è buono anche con gli altri, allora io che cosa sono? Una cosa qualunque. E non c'è altro, nient'altro. Ma che cosa vuoi che ci sia? Allora per te un uomo è una cosa che ti è utile. Se una donna non cerca un po' di protezione, un po' di affetto da un uomo, che cosa vuoi che cerchi? Tanto sai, una donna lo vede subito un uomo com'è. E come dovrebbe essere? Ma te l'ho già detto. Deve essere uno che ti vuole a tutti i costi. Allora sei sicura. E una donna può stare tranquilla, sentirsi appoggiata. Già, meglio ancora se è ricco. Sei proprio una scemina. Immersione di prova. Te, Stefano, mi segui dalla barca, eh? Sì, papà. Pronto, signor Nero.
Hai visto che mare, eh? Bella, guarda là. Venere in carne ed ossa. Bella, eh? Ciao! Salve! Cosa c'è da mangiare? C'hai fame? Moltissimo. Dai, va, Federico, va a preparare il mangiare, te. Subito, signore. Molti di uomini. Ti interessa tanto, scusa? Hai un viso e degli occhi così infantili. E invece sei così diversa. Sei come... come una cosa senza anima, senza niente. Sei difficilino, sai? Pensi un po' troppo. Per questo non sei mai stato con una donna. Perché? Non si può pensare? Sì, sì, ma poi vedi. Vedi cosa? Che uno la pensa come te, un po' così. Ma va là, tanto lo so che tutto un atteggiamento il tuo, sai? Io ti piacerei, per esempio? Direi di sì. E perché? Perché hai begli occhi, sei ben fatto e hai anche delle belle mani. E quello che penso non ti interessa? A me no, e perché dovrebbe interessarmi? E poi ti conosco già. Che vuoi dire? Ma va là che hai capito. Perché hai detto che mi conosci già? Ti conosco un po'. Attenta, Adriana! Che schifo! Gli antichi romani le davano in pasto alle murene, le ragazze come te. Io uno che fa degli scherzi così lo ammazzerei. Guarda la gratitudine umana. Tanta fatica per procurare la cena e vengo ricompensato con minacce di morte. Ma si capisce, tra il serpente e la donna c'è sempre stata la guerra. A proposito della famosa mela, cioè del peccato originale. E da allora non è mica più finita, sai. E tutti a gridare, dove c'è donna c'è peccato. Allora, via la donna. Via il sesso. Bisogna essere casti, puri, impotenti. E naturalmente, eccoti complessi. Maniaci sessuali, malati di ogni genere, e le donne frigide e immacolate. E pensare che invece è una cosa così, così semplice... così, così giusta, no? Altro che il bene e il male. Uno solo è il rapporto. Ricordatelo, ragazzo mio. È il naturale rapporto tra il maschio e la femmina. Ma tu, scusami, ce l'hai con le donne? No. Le trovo molto belle. Thank you.
Guarda là, quelle cinque stelle. È la costellazione dell'Orione, detta anche del cacciatore. E più in là, quelle tre lì messe a triangolo, quello del cane. Ma come non fate a vederci un cane? Questo poi me lo devi spiegare. Niente, è molto semplice. È che gli antichi avevano più fantasia di noi. Ma che cos'è che è cambiato? Boh, nulla, nulla è cambiato, soltanto che noi sappiamo più cose. E la scienza inevitabilmente uccide la poesia. Ecco, facciamo un caso. Un antico che vedeva un fulmine pensava subito a Dio. E noi oggi sappiamo che si tratta di una scarica elettrica. È per questo che siamo meno religiosi. E cosa faresti se vedessi in questo momento una manona grande, grande in cielo che ti punta un dito addosso? Beh, niente. Cosa vuoi fare? Mi pentirei dei miei peccati. Stefano? Cercami un po' la mia costellazione, io sono un sagittario. Ecco, vedi quelle cinque stelle? Quello è l'arco e quella è la freccia. E tu, Leo, di che segno sei? Sagittario, anch'io. Male. Due sagittari non vanno mai d'accordo. Te, Stefano, di che segno sei? La Vergine. Gemelli. Sagittario, gemelli, felicità assicurata. Dì, cosa vai a dormire, te? Sì, e voi? Ma noi restiamo qui ancora un po'. Che nessuno venga a svegliarmi prima delle 9, capito? E allora ti lasceremo dormire. Buonanotte. Stefano. Sì. Ah, ti dì la verità adesso. È vero che vuoi scherzare con questa storia di chiuderti in un convento a snocciolare rosari? Non è uno scherzo. Ma roba da matti. Ma dico, ma come ti sono venute in mente queste idee? È una decisione che ho maturato a lungo. A lungo? E da quando? Beh, in quest'ultimo anno di scuola. Beh, capisco, certo che alla tua età si fa presto a prendere delle decisioni avventate. Ma dico, almeno parliamone un po', no? Sì, volentieri. Dunque, tu crederesti in Dio, nel figliolo, nello Spirito Santo, nell'Immacolata Concezione? Sì. Ma dico, ti rendi conto? Gli uomini stanno per andare sulla Luna. E te credi ancora a queste panzane qua? Ma, hai dire che sei un ragazzo intelligente, no? Ma com'è possibile crederci? Perché? Perché tutto è chiaro, secondo te. Tutto è semplice, tutto è spiegabile. Non esistono misteri, niente. Ma ti rendi conto invece che ragionare come ragioni tu è semplificare tutto. Vedere solo la superficie e non la sostanza delle cose. Ma la sostanza delle cose sono le cose stesse, purtroppo, altro che balle. No. No, no, non lo capirò mai. Tanto varrebbe morire subito. Esistono valori più alti, credimi, delle cose, del denaro, della potenza. Ma che potenza poi, papà? Per quello che dura. Ma non importa quanto dura, ma dura. Ecco, vedi, io voglio pensare che sia l'obbligo di vivere meglio, senza sporcarci, senza macchiare la propria coscienza. Niente meno. Che sia chiaro, in un mondo che non è religioso, io voglio vivere religiosamente. E io? Non ci hai pensato a me? Tu vuoi amare tutti gli altri, tranne che me. Non hai pensato che io ho un solo figlio? Per il quale ho lavorato sempre, tutta la vita, fino adesso. Non lo fai per me. Lo fai per te. Perché sei fatto così, perché è la tua vocazione. La mia è diversa, anzi opposta. E sono deciso a seguirla fino in fondo. Comunque io non te lo permetterò mai. E adesso basta parlarne, va bene? Sarò costretto a riparlartene.
Quando torneremo a casa ti lascerò per entrare in convento. Quale, per esempio? Ho già scritto. Mi aspettano. Ma tu devi avere il mio permesso, lo sai? Te sei ancora minorenne. Sì. Ti chiedo di darmelo. Ah, no. Io non ti do un bel niente. Aspetta di avere 21 anni. Ma non è giusto, papà. Ma perché vuoi costringermi a disobbedirti? Tu un giorno mi ringrazierai se oggi non ti faccio fare questa bestialità. È inutile, papà. Mi dispiace, ma questa è la mia strada. Non mi lascio mica impressionare, sai? Scusami, papà, ma mi hai dato un grande dolore. Ah, io? È il dolore che tu dai a me. Ma credi proprio che mi lasci indifferente di perdere un figlio? Adesso, nel momento in cui l'avevo ritrovato. Ma tu non mi perdi. Sei sempre mio padre e puoi anche avere un figlio prete, no? Senti, io ti ho già detto che non sopporterò di avere un figlio prete. È un'idea che mi mortifica, che mi ripugna. Voglio un figlio che segua la mia strada, che continui il mio lavoro. Ma papà, non capisci che non potrei mai lavorare con te? Mai! Ma tu pensi che io potrei vivere come te? Comandare a della gente che mi obbedirebbe solo per paura? No, sei tu che hai paura. È quando si ha paura e si è deboli che si parla come parli te. La vita è questa, invece. C'è chi comanda e chi obbedisce. Caro mio, è sempre stato così. Già, ma tu non vuoi vivere. Vuoi nasconderti dietro una tonaca, come tua madre si nasconde nelle cliniche. Questa non è vocazione, è vigliaccheria bella e buona, ma io non voglio un figlio così. Ma ti farò cambiare idea, caro il mio prete. Vediamo se sarai abbastanza forte. Avanti, non aver paura. Difenditi. Hai la forza della tua vocazione, no? Battiti pure. E vediamo cosa farai con tutti i tuoi santi e le tue madonne. Mi fai pena. Stefano? Ehi. Ma cosa hai fatto? Su, vieni. Vieni. Thank you.
Capitano, diamo fondo a Cala Brigantina, eh? Bene, signor Leo. Mezz'ora d'anticipo. Le mie previsioni sono sempre esatte. Ehi, ciao, dormito bene? Bene. Dov'è che stiamo andando? E Stefano dov'è? Dorme ancora? Io che ne so. Ma dovresti saperlo, no? Sveglia, dormiglione. So che è una magnifica giornata. Dove siamo? Siamo alla secca di Palmarola. Beh, forse andiamo a fare una bella pescata, va? Avanti, alzati. Io vorrei andare via. Cosa? Se mi sbarchi a Ponza prenderò il vaporetto. Beh, ma chi ti prende ora? Ancora per quella stupida discussione di ieri sera? Appena cominciata la nostra vacanza. Non ne parleremo più, va bene? Papà. Lasciami andare via, te ne prego. Dove? Voglio andare via, papà. E avvicinati un po', vieni un po' qua. Beh, cosa è questa storia che vuoi andare via? È successo qualcosa? Niente. Allora, che razza di capricci mi fai? Resteremo qui, vedrai. È una bella isola, piacerà anche a te. Aiuto!
Lasciami solo. Sì, sì, certo, subito. Ti portavo solo un po' di cognac, se ne vuoi. No, grazie. Sai, Stefano, non è che mi interessi tanto se tu beva o no. Ma quello che mi preoccupa è la tua inclinazione a dire sempre no. A forza di dir no, la gente finirà per non offrirti più niente. Ho detto grazie. Sì, lo so, sei molto educato. Oh, carino sto orologio. E tu l'hai comprato da te? Sì. Dove? A Losanna. Ah, a Losanna. Papà. Sì? Papà, per la prima volta nella mia vita ho peccato verso di te e verso me stesso. Ieri sera. Cosa? Sono stato con Adriana. Me l'ero immaginato. Del resto è facile prevederlo vedendovi insieme. Perché non mi lasci scendere? Ordina di attraccare. Io me ne andrò. Andartene dove, Stefano? Non lo so. Aiutami, papà. Ma se tu non vuoi. Papà. Papà, ti prego, io non sapevo. Ti giuro, io non avrei voluto. Che cosa? Di Adriana. Oh, cosa vuoi che me ne importi di Adriana? No, è a te che penso io. È per te che sono preoccupato. Lo vedi che non sai neanche tu quello che vuoi. Non sei capace di prendere una decisione. Se la tua vocazione fosse stata sincera, autentica, onesta, io avrei finito per cedere, probabilmente. Ma quanto è durata da quando me ne hai parlato? E allora puoi pensare ancora che la tua sia una vocazione vera? No. Lo so. Non è che io voglia avere sempre ragione. Anzi, ma sono i fatti che mi danno ragione. Non si può essere casti. Nessuno è nato per la castità. Nessuno. Mettitelo in mente. Lo so. Lo so. Ora è finito tutto. Tutti questi anni di rinunce, di esaltazione, per arrivare a questo tradimento. Ma quale tradimento? Anzi, io trovo che è una cosa così giusta quella che hai fatto, così umana, così naturale. Evidentemente non basta la volontà. E così è finito. Cosa è finito? Ma tutto, papà, tutto. Non è finito niente, invece, figlio mio. Ora comincerai. Comincerai accanto a me. Ho bisogno di te, Stefano. La mia forza non è che apparenza. Io sono vecchio, figliolo. Non credere che sia facile essere sempre duri, intolleranti. E solo tu puoi aiutarmi. Ma io cosa potrei fare? Tu sai fare tutto. Sei solo tu. Oh, ma tu potrai fare moltissimo. Vieni a Milano con me. Dirigerai la casa editrice insieme a me. Non ti piacerebbe, Stefano? Sì, molto. Bene, tu lo sai. Sceglierai i libri che vuoi. E ti divertirai, vedrai. I libri non sono mica solo denaro, sai, sono idee, cose importanti. E per un giovane come te,
sarà un compito altrettanto nobile che la religione. Riposati ora. Papà. Sì? Quando avete cominciato a odiarvi tu e la mamma? Da quando ci siamo sposati. Dormi. Ti ha visto, papà? E beh? Ha preso il numero della targa. Gli porterà fortuna, finisce col 13. Bentornato, commendatore. Grazie. Grazie, Gianna, novità? Molte lettere, due telefonate. Buongiorno. Da Brockhaus. Buongiorno. Per il dizionario. Buongiorno, commendatore. Io. Stefano, ma cosa fai, Stefano? Eccomi, papà. Andiamo, vieni. Ma cosa facevi di là? Niente. E lui conta nella commissione? Sicuro che conta, commendatore. Ha il voto decisivo. E allora gli mandi un assegno. Un assegno? Ah, sì, sì. Un assegno. Vediamo se lo rimanda indietro. È mica un'offesa, sa. Beh, vuoi bere qualche roba, Stefano? Un whisky? Sì. Ah, 8 volumi in un mese. Devo assolutamente aumentare la produzione. Mi chiedo come farai a venderli. La gente non legge mica tanto. Oh, ma li vendo. Anche in Italia il libro è diventato un bene di consumo oggi. Già, ma li leggono? Oh, che ne so. Comunque li comprano, intanto questo è quello che conta. Li comprano come si compra una cravatta o un paio di scarpe. Datemi una coperta, qualcosa. Qua. D'accordo, avvocato. Sì. Ah, no, nessuna responsabilità. Vabbè, però faccia lei 1.200.000 di più, non importa.
Sappiamo queste storie poi. Vabbè, mi sappia dire. Che non voglio che i giornali ne parlino assolutamente. Da una storia così ne tira fuori subito uno scandalo, verità. Ma va là, sta tranquillo, ti ho detto. Non ne parlerà nessuno. Un po' d'autorità ce l'ho ancora, no? E poi te cosa c'entri, scusa? Vuoi mangiare qualcosa? Perché no? Ehi, Vincenzo, prepara un po' un piatto di carne fredda qua, professore. Subito. Ah, tu mangi con noi, Stefano? Buonasera. Buonasera, Ribecchi. Allora? Guardi che il padre del ragazzo è qui con me. Ah, bravo. L'ho convinto, però adesso è meglio che gli parli lei, sa com'è in queste cose. Sì, sì, certo, e dov'è? L'ho lasciato giù in macchina, gli ho già accennato anche la cifra che mi ha detto lei, è d'accordo, non fa difficoltà. Vabbè, va bene, venga, venga pure. E così proprio lei, il moralista. Quello che fa la morale ogni settimana agli italiani sui giornali. Si è prestato a nascondere un assassino. Col suo prestigio di uomo puro, ha comprato l'opinione pubblica. I giornali, tutti. E ha messo una pietra sopra un assassino. Ma che assassino? Quello era un matto. Ma là, Stefano, mi meraviglio. Si meraviglia. Si meraviglia di nausearmi. Lei, mio padre, tutti quanti. Ma lo sa che quello era un disgraziato senza nessuna colpa. Un essere inoffensivo. Un ragazzo disperato. L'ho visto io, è venuto da me. E per un miserabile milione lo hanno spinto a suicidarsi. Senta, la supplico, perché domani, stanotte, subito, non denuncia sui giornali tutto quello che è successo. Denunciare un pazzo che si butta dalla finestra? La prego, faccia qualcosa. La prego, lo faccia. Ora, subito, se ne freghi dei soldi che le dà mio padre. Ma cosa dovrei fare, secondo lei? Faccio uno scandalo. Io sarò con lei contro mio padre, glielo giuro. Beh, Stefano, adesso basta, eh? Quante storie. Già, quante storie per uno che è morto. E di cui tutti ora se ne infischiano. Lei per primo. Così anche lei è corrotto. Anche lei è dentro fino al collo nel mondo dei furbi. Ecco fatto, come dicevo io. Si sistema tutto con un po' di buona volontà. Adesso parla con l'avvocato e poi se ne va. Ma come, l'hai lasciato giù solo? Beh, me l'ha chiesto lui. Poi dico, andiamoci piano con le premure, non vorrei che si montasse troppo la testa. Vincenzo, chiama quel signore che è giù in macchina e offrigli un po' qualcosa da bere. Subito, andiamo. Signore. Stefano, siediti. Stefano è molto agitato. Ah, lo so, è sempre agitato. Finirà che gli prenoto un letto in clinica accanto a sua madre. Forse dovresti ascoltarlo, no? Sarebbe meglio. Oh, certo, certo, come no? Che parli, così sentiamo che dice la Bibbia a sto punto. Com'è pesante la tua ironia, papà. Suona male, è volgare. E sai perché è volgare? Perché è inutile, papà. Non sei divertente. Non sei simpatico. Hai sentito Morandi? Se non sbaglio, sei tu che hai voluto che parlasse. E hai finito per far arrabbiare il nostro chierichetto. Ma siccome tutto questo discorso nasce per un pazzo che si è gettato dalla finestra, dico, anche se volessi, io non posso resuscitare i morti. Posso semmai pagarli, ed è quello che faccio. Potresti fare a meno di sputarci sopra, anche se paghi. No, non parlare come tua madre.
So tutto, Sputi. Hai fatto bene a telefonarmi. Chi se lo aspettava? Beh, allora, come mi trovi? Bene? Ma, invece stasera sono un disastro. Mi sono rovinata tutta la pelle su quella benedetta barca. Non avrei dovuto venire, lo so. Però la passeggiata è stata bella. Sai che non vedo più tuo padre da quel giro in barca? No. Capirai, potevo mica dopo quello che è successo fra noi. A dir la verità, io avrei continuato lo stesso, tanto era chiaro che lui ci aveva invitati apposta, quindi poteva mica offendersi. Non credi? A me pare che l'abbia fatta apposta. Ad ogni modo, io sono stata molto corretta. Sai cosa gli ho detto? Va bene, Leo, niente storie. Io faccio la mia valigia e scendo. Come se non avessi capito niente. E poi, in fondo, è vero, perché se avessi capito non l'avrei mica fatto, sai. Ma no, magari per te l'avrei anche fatto, va? Ma che cos'è che hai? Sei triste? No. Cosa vuoi? Un po' mi dispiace, sai. Perché io, Leo, sai com'è, avevo finito per volergli bene. Uno si affeziona, non trovi? Pazienza. Comunque sono mica rimasta sola, sai? Caro te, senza qualcuno non si resiste mica. E poi con le cambiali già passate in banca.
Ho comprato due appartamenti. Uno da affittare e uno da starci. Ma devo finire di pagarli entro l'anno, eh? Hai furia di diventare proprietario? Eh certo, occorrono i soldi, ne occorrono anche tanti. Ecco, tuo padre certe cose le capisce. Cosa vuoi, il mondo è quello che è. E anche in questo tuo padre ha ragione. Non trovi? No. Non ha ragione. Non può essere bello un mondo dove mio padre ha ragione. Ma da retta a me, Stefano, vivi. Vivi e non stare a pensare, va là che è meglio. E come? Come devo vivere? Vieni a fare un salto con me là dentro, va, che ti passano un po' le malinconie. Cosa vai a fare? C'ho mio fratello là. Gli dico una cosa e poi esco. Me ne combina una tutti i giorni. Figurati un po' te se non gli stessi addosso. Allora, vieni. Dai che puoi dire accompagni a casa. E che ci vado a fare? Bravo. Perché? Cosa vorresti fare? Già, in fondo dove vado? Hai ragione te. Il mondo è quello che è e non si cambia. Oh, ecco, bravo. Io sono ricco e difenderò i miei quattrini. Come fa mio padre. Finalmente l'hai capita. E beato te, cosa credi, che i soldi si trovano per strada? Mm-hmm.